Sono qui con Fabio Bergomi, inizia la tua trasmissione che si chiama Calcio Web TV. Allora ragazzi, Fabio ha iniziato una trasmissione, come si chiama? Calcio Web TV. Dove va in onda? Canale 218 del digitale, il canale si chiama Nord Channel. E Lambrinetto ogni tanto verrà a fare quello che rompe le balle. Beh, la prima allora, puntata, no? Va bene, parliamo però di cosa sta succedendo, Icardi, Marotta, Spalletti, che cosa è successo, cosa sta succedendo? Sono stato attaccato, così direbbe, grande, inizierebbe la Maledetto. Sono stato attaccato da chi non capisce. In realtà è successo questo. Io mi schiero con Icardi. Io mi schiero, lo dico qua, l'ho detto sul canale, mi schiero in buona sostanza con Icardi. Icardi non è scusabile quando non si presenta da una mano all'Inter. Però io voglio arrivare in fondo a sta storia, Lambre, e vi dico che gli elementi si stanno spostando a favore di Icardi e Spalletti ha vinto contro un Milan cadaverico, è uscito dalla Coppa perché voleva uscire, non ha fatto un cazzo... ha fatto schifo quest'anno l'Inter, dai. Esatto, e Icardi non gli è utile perché il vento gira così, perché il campionato italiano è mediocre. Riesce comunque a... voglio dire, quest'anno Spalletti doveva fare dei grandi risultati, non li ha fatti. Quindi Icardi, da un lato lui vorrebbe averlo e sottomesso, aver ragione. Invece credo che Icardi abbia ragione tre volte. Ma primo, ma ceduto da Spalletti per sua volontà, cioè provano a piazzarlo alla Juve, le telefonate ci sono, lo dicono anche Marotta, Paratici, trattano Inter e Juve. Mm-hmm. Senti Luciano, che si fa? Qui si può portare a casa Higuaín più dei soldi per il centrocampista. A me va bene perché l'attaccante perfetto per me non è Icardi. Questa è la verità e qui io do ragione a Spalletti. Cazzo, la squadra è tua. Mm-hmm. E lui voleva Nainggolan e non Rafinha per il peso. E poi voleva un attaccante di peso. Quando Vanda dice era già venuto la Juve, è vero, e Mauro ha detto no, è la verità. Secondo episodio, sembra che Spalletti intanto impazzisce, lo sai? È un finto calmo, non come noi, non so. Genuini, è un finto calmo, anche un po' radical chic. Niente, è successo un casino nello spogliatoio. Ma anche Mourinho si incazzava, cosa vuoi? Ma dopo una vittoria, ma dice che Icardi ha difeso i suoi compagni e Spalletti gli ha detto: ma tu qua che cazzo sei? Non sei nessuno. Diciamo che ci sono delle incompressioni fra l'allenatore e Icardi. Ma la sai la verità finale? Ma il ruolo di Marotta? L'aereo di Versalico. Il ruolo di Marotta? Il ruolo di Marotta ne ho parlato. Prima parlami dell'aereo di Versalico. Nessuno sa questa cosa. Nessuno la per sa. Per me i croati sono tutti sopra. Ma esatto, ma nessuno sa questa cosa. Primo voleva venderlo Spalletti, secondo ha litigato lo spogliatoio perché quella urlava, ma tutta la bomba scoppia, poi tolgo la fascia, scoppia perché Icardi dice a Spalletti: mister, arrivo un giorno dopo che sta l'aereo, e lui gli dice: va bene, tanto non c'è un cazzo di partite. E Versalico che non contava un cazzo, ginocchio rotto, prende apposta giocatore ennesimo giocatore mediocre preso dall'Inter. E se no Simeone non ce lo dava, se era buono. Esatto. Cosa fa? Prende un aereo apposta pagando di tasca propria per arrivare puntuale. Cosa succede? Che quando Nainggolan prende la multa in quel periodo perché faceva tardi, quando i croati già, sai come con Icardi, quando capita anche questo dico: ma come, il nostro paesano arriva dalla Croazia in vacanze e fa apposta così? Allora Spalletti, che gli ha dato l'ok a Icardi, siccome già Marotta è arrivato, va da Marotta e dice, perché i croati l'hanno bastonato, dice: sì, multatelo. E Spalletti Icardi non ha ancora pagato la multa. E anche qua ha ragione Icardi. Sì, ragazzi, questo è il principio. Ha ragione Icardi. Avviso, ti avviso, poi tu mi tradisci. Io non sopporto i traditori. Cioè, Spalletti doveva dire agli croati: ragazzi, io a lui ho dato il permesso, l'ho dato io, che la squadra è mia. Marotta non sa che cazzo fare, adesso in mezzo due fuochi. Marotti non sa se delegittimare Spalletti. Marotta sta mettendo. Bisognerebbe fare allenatore il Conte Mascetti, secondo me. Grande, distribuisce un po' di erbe di Afrodite, così vanno dentro il campo con il coso un po' più. Devi dire a Conte Mascetti che voglio provare le sostanze e capire. Funzionano. Ok. Io non ho mai preso. Bravo. Poi diranno tutti noi: guarda, non ho mai preso mezzo Viagra, ma non perché sono contro i farmaci, perché so che fa venire il mal di testa. Io ne ho sofferto molto da giovane, ma era questione di cibo, ho paura. Se questa cosa è naturale, viva il Conte Mascetti, viva le cose naturali, che poi no. Torniamo un po' sul ruolo invece, dopo il Conte Mascetti proposto come nuovo allenatore al posto di,
Ultimamente mi stanno dicendo Lambre, ma dai spazio al calcio, parli di queste cose. Ti insulteranno, credo. No, mi dicono, ma dai spazio a queste robe, perché non ho ancora detto delle porcate solite che mi stanno facendo, di censura, compagnia. Sì, infatti sto dando molto più spazio al calcio, darò spazio magari un po' più all'ecologia, darò un po' di spazio di più alle cose estere, perché mi sono stufato, ma lo dirò in un video più avanti, hai capito? Perché in Italia esiste la censura. Censura. Niente, poi per quanto riguarda invece il ruolo di Marotta. Questo lo posso dire senza fare lo sborone, ci sono le foto. Ma Marotta è un grande... Sono stato ospite da un dirigente dell'Inter vicinissimo a Marotta, immagino. Ho fatto le foto con i calciatori, eccetera, eccetera. Tu sei un personaggio quando vai allo stadio, conoscono tutti, Mi conoscono tutti e di solito mi vogliono anche bene. Ero in tribuna stampa e, ecco, per dire, la TV... Ero insieme ai giornalisti, c'era Scarpini, eccetera, e tanti ragazzi che saluto hanno voluto fare la foto con me. Uno mi urlava: Perisic, io non scopo con Perisic, è una merda, vinciamo perché non c'è lui, che ridere. E questi qua si chiedono come mai il web, non hanno ancora capito. Spiega io te. Ah, non l'hanno ancora capito? No, c'erano i giornalisti TV che dicevano: chi l'è che è lì? Capito? Non hanno capito! Quelli non lo guardano! Non solo non lo conoscono, non c'entrano! Qui c'erano i ragazzini in tribuna stampa che mi chiamavano. Io andavo, facevo le foto, poi mi saluto, io vado sempre. Cioè, quelli della TV? Io saluto tutti i ragazzi. Cioè, quelli della TV non sanno chi... Chi è che è lì? Non hanno ancora capito che il web è più forte di loro. Sì, poi io non sono nessuno. Sì, tu no, però sono andato in tendenza 6-7 volte. Se uno segue l'Inter e schiaccia Inter, neanche gli youtuber, cioè mi trova. Sì, sì. Cioè, voglio dire, infatti Gianluca Rossi ci siamo trovati, ci eravamo già visti. Chi è Gianluca Rossi? Io ho visto lui in TV, ho acquistato quel stadio. Non conosco, non so. Sì, no, lui è bravo. Però lui sapeva chi ero io, anche perché gli ho fatto un paio di video un po' contro. Però abbiamo parlato. Anzi, Gianluca Rossi poi mi ha chiesto dei consigli su come inquadrare. Perché lui non mette i commenti, per esempio. Dagli un consiglio, Gianluca Rossi, poi te lo presento. I commenti quello... la metti? No, ma forse io andavo da Iceberg, è quello che faceva TGCOM 24. No, scusa, Caccio 24. Ho capito. Un po' un gasato, devo dirlo. Gianluca un po'. Cos'è che non ti diceva? No, scusa. Mi ha detto qualche consiglio, ha detto: Gianluca, tu non puoi togliere i commenti su YouTube. Perché come hai detto, mi ha insegnato lui, su Facebook sono negativi, ma su YouTube... Vabbè, se togli i commenti su YouTube vuol dire... Chi toglie i commenti su YouTube non ha capito niente di YouTube. Lui ha detto un po' degli insulti, ha detto: è troppo comodo andare in TV e uscire, no? Chiaro. Qua c'è la guerriglia, no? È chiaro? Sono cose fondamentali. Non conosce le dinamiche, le dinamiche del web. I commenti non vanno mai tolti, ok? I commenti sotto, la gente deve commentare. Torniamo però all'Inter, torniamo un po' all'Inter. Allora, come vedi Icardi andrà via dall'Inter o no, secondo te? Secondo me no, perché ha appena comprato la villa sua al lago di Como, quindi... E qua, la villa Brienno, troppo cara. Beh, i figli vanno... Prima di menaggio, un po' prima di Cadenabbia. Bel posto. Bellissimo. C'è il Fiumiciato, lo conosco, molto bello. Poi tra l'altro lui ha i figli che giocano a Varese o a Como Calcio, nella scuola calcio, ha tutte le scuole, poi ha 5 bimbi. Cioè, ragazzi, il massimo che può fare è la Milano-Torino, partendo dove lui abita, a San Siro. Sì, al massimo può andare a giocare a Torino. No, fa via Novara, fanno, esatto. Sì. Però Napoli sembra l'offerta oggi l'unica sul tavolo, 9+2, però la Juve può arrivare a 9 più bonus. Sì, ma... Poi a Torino c'è la maglia di Icardi, ai baracchini. Quindi se lo prende la Juve vuol dire che è forte. Esatto. E io dico l'interista, e lo dico anche così da ex supporter più caldo, no? Io capisco che lui abbia sbagliato a fare un libro sulla sua vita, capisco che quella frase allucinante che lui dice agli ultra dicendo vengo con gli argentini, vi ammazzo, sia una roba da deficiente, poi l'hanno tolta. Però devo dire che non è il calciatore l'attaccante, quindi abbiamo visto gli attaccanti forti, Crespo, Cruz, Ibra, di tutti i colori, da Altobelli in poi tutti, Rummenigge. Lui non è il massimo, però in questo calcio, in quest'Inter, ci può stare una stella. E che cazzo arriva, ragazzi? Lautaro, ma Lautaro non... Lautaro sì, oh mio signore. Comunque per mangiare il gelato bisogna andare da Rivareno. Grazie. Questo è una... Esatto, sì. Ok, sì. Se hai un po' di problemi con te mascetti, con le erbe, Rivareno gelato senza latte, ragazzi. E se passi a Lugano, al centro commerciale Lugano Sud, un po' di marchette facciamo. Sì. Da Lena al bar in Emporio. Però è giusto, voglio parlare di un argomento, poi chiudilo, che è il tuo canale, non mi permetto. No, vai. Le aziende stanno capendo forse adesso cos'è il web.
io divento matto. Mamma mia. E lo dico da uno che lo detestava. Io Facebook, potete controllare, per 7 anni non mi sono iscritto, non l'ho mai usato. L'ho usato per lavoro, non per mettere i cazzi miei, no? Però le aziende scoprono oggi, e oggi è tutto video, no? Sì. Il post non cade più nessuno, ma neanche la foto. No, è vero. Beh, se sei una tipa però. Un saluto a tutti, ciao ragazzi. Ciao.